Amici sportivi, buongiorno, è Gianni Ranaldi che vi parla dai microfoni di Mediacentro TV. Siamo qui ad Arci, allo Stadio Comunale, per la quarta gara di campionato di eccellenza Girone B Laziale, Arce Cassino. Una partita particolarmente sentita, in quanto comunque rappresenta un derby, anche se possiamo ricordarne pochissimi. Comunque sono 3 anni che Cassino incontra l'Arce. I giocatori stanno scendendo in campo agli ordini del signor Davide Simonini della sezione di Gallerate, coadiuvato dall'assistente Fabrizio Almanza dalla sezione di Latina, e di Massimiliano Petrillo dalla sezione di Albano. Della Pietra, D'Arbor di testa, Monaco di Monaco, ancora D'Arbor. Corto il tiro, Giglio può portare, ma mangia un gol. Si era ritrovato solo davanti al portiere, ha tentato il pallonetto. Buono il passaggio di Ciro Corrado, respinge con i pugni il portiere del Duca, Luca Pontecorvi. D'Arbor, Ciro Corrado in aria, ed è ancora un miracolo su Monaco di Monaco del portierino, classe 97 del Duca dell'Arce. Scambio con Lillo. Tiro e da fuori area passa in vantaggio inaspettatamente l'Arce, che da fuori area parte un tiro fortissimo nell'angolino, ed è il numero 9 Spila a portare in vantaggio l'Arce. Verdone, buono il suggerimento per Monaco di Monaco, controlla, buono il, ed è gol! Il Cassino pareggia con il giovane Pontecorvi. 1-1 fra il Cassino ed Arce. Bella l'azione del Cassino. Parti Pilo in aria di testa, Giglio riesce a colpire di testa e la palla sfiora il palo del Duca. Circa 40° del primo tempo, 1-1 fra il Cassino e l'Arce. Non si controlla la palla, ma questo vale anche per l'Arce, magari abituato. Suggerimento di Lillo, vanifica questa ghiotta occasione. Spila, ancora l'Arce in attacco. Si libera bene il giocatore dell'Arce, poi ghiotta palla per la punta dell'Arce, che gira a volo, ma la palla vola alta sulla traversa della porta difesa da Luca Della Pietra. Finisce in questo istante la gara, il primo tempo della gara del Cassino. Vi ricordiamo che qui ad Arce è finito il primo tempo, 1-1 fra l'Arce e il Cassino. Ed eccoci qui per raccontarvi il secondo tempo fra Arce e Cassino, iniziato in questo istante. Pontecorvi di destra,
Kazakistan. Si avventa sulla palla Darbor, Ciro Corrado, tentativo di tiro in porta e una parata con difficoltà. 10 minuti e 45 secondi del secondo tempo, occasione per l'Arce, Lillo. Tentativo di tiro in porta e ancora un miracolo di Del Duca. Ancora una possibilità per il Cassino e ancora bravo a questo Del Duca, finisce la gara come vi avevamo detto, praticamente 1-1 fra il Cassino e l'Arce, 1-1 che non accontenta, forse accontenta un tantino l'Arce, ma certamente per il Cassino una battuta d'arresto. 1-1, vi ricordiamo che le reti sono state messe a segno nel primo tempo al 26esimo da Spila per l'Arce e al 29esimo Pontecorvo porta in parità le sorti della gara. E pertanto noi rimaniamo in cronaca diretta perché abbiamo la possibilità, una ghiotta possibilità di poter chiedere un parere al presidente dell'Arce. E chi meglio di lui può dare un giudizio sulla gara. Presidente, io mi sono lamentato, cosa che non faccio mai, sì. Mi sono lamentato per l'arbitraggio che ha danneggiato entrambe le squadre, per questo continuo spezzettare il gioco, sì. Sei d'accordo? Sì, assolutamente sì, diciamo è stato molto fiscale, poteva far scorrere un po' di più il gioco, la partita sicuramente sarebbe stata più bella, così non è decollata molto. E un'altra considerazione ho fatto, ma è opportuno da parte del comitato far venire questi arbitri dalla lontana Lombardia per assistere a questo spettacolo? Sicuramente noi ci aspettavamo un arbitro molto più competente, però evidentemente si sono sbagliati pure al comitato, non lo so. E adesso entriamo nel merito della gara, come l'hai vista la partita, Presidente? Ma una bellissima gara, il primo tempo molto più intenso con più occasioni, il secondo tempo forse un po' la paura di entrambi è finito con un pareggio giustissimo secondo me. E siamo d'accordo perché in effetti il Cassino poi al di là delle palle inattive non è che ci è arrivato tante volte in porta, anche se oggi ha trovato veramente il portierino Del Duca, lo ricordiamo, classe 99, veramente, veramente bravo. Sì, assolutamente, Jacopo è stato determinante su un paio di parate, vabbè è un ragazzo che conoscevamo, che è cresciuto con noi, quindi non sappiamo... No, assolutamente no, assolutamente no. Una domanda, che cosa ti è piaciuto della tua squadra e che cosa non ti è piaciuto? Ma diciamo complessivamente è stata una gara abbastanza positiva, abbiamo cercato di imporre il nostro gioco come sempre, in parte ci siamo usciti, in parte abbiamo aspettato, però tutto sommato una prova più che positiva, ma ormai è un gruppo che porto avanti da 5 anni, quindi lo conosco abbastanza bene, quindi assolutamente tutto secondo le aspettative. Presidente, l'ultimissima domanda, 2 punti guadagnati, persi per l'Arcio o il Cassino o 1 punto guadagnato per il Cassino o l'Arcio? Ma no, senza dubbio, un punto giusto per entrambi, va bene così e la partita è stata questa, il risultato rispecchia esattamente l'andamento della partita, quindi è giusto così. Presidente, grazie, sei gentilissimo, ti ringraziamo, soprattutto per l'ospitalità, grazie ancora. Grazie a voi per tutto, grazie. Ed è finita anche per Eddie Fasani. Grossa gloria del Cassino degli anni 80 che non viene dimenticato chiaramente. Grazie. Che lui gioca qui, gioca, presta la sua passione, sta iniziando un percorso come allenatore facendo il secondo a Mizzoni. Eddie, una partita strana tutto sommato, insomma è chiaro che l'insita del campo, io ripeto, forse ha penalizzato un tantino il Cassino. Ma su questo sì, sono d'accordo che ha penalizzato, ma ha penalizzato tutte e due le squadre perché noi, per il tipo di gioco che abbiamo, preferiremmo anche noi avere un campo migliore, quindi da questo punto di vista è vero che, che al Cassino sono giocatori tecnici, però anche noi il nostro gioco è organizzato per campi un po' migliori di questi, purtroppo questo è il campo. 2 punti persi per l'Arcio o 1 punto guadagnato? No, il pareggio è giusto, è un punto guadagnato, noi fino alla fine abbiamo tentato e sperato di vincere e quindi il pareggio lo prendiamo volentieri perché comunque Cassino è una squadra che è destinata
alle zone alte del casino, noi, al del campionato, noi comunque dobbiamo fare il nostro campionato, quindi il punto ce lo prendiamo volentieri. Ma io penso che l'Arce non ha problemi, io ho intervistato anche il presidente, è soddisfattissimo della gara e dei suoi ragazzi che sono arrivati, ha detto testualmente, sono 5 anni che stanno insieme la maggior parte. Sì, sì, è un gruppo che viene avanti ormai da diverso tempo, con diversi inserimenti. Il nostro obiettivo è comunque, potrebbe essere quello di ripetere il campionato l'anno scorso, per noi già sarebbe una vittoria, per una realtà come Arce l'eccellenza, e anche avere delle giornate come queste, che fermare il Cassino per noi comunque è motivo d'orgoglio. Il Cassino come lo vede alla fine del campionato? Il Cassino penso che... sarà un campionato. Con chi se la dovrà vedere? Ma io le altre squadre non le ho viste. Ho visto Artena, ho visto qualcosina e ho sentito dire delle altre. Io penso che Cassino, se ingrani, non abbia da temere nessuno, perché poi ha persone di qualità. Quindi, da questo punto di vista, penso che sia la candidata numero uno alla vittoria al campionato. Ringraziamo Eddie Fasano e lo grazie salutiamo a te, Gianni. Con affetto. Ciao. Ciao Andrea. Siamo in compagnia qui del mister Castellucci, S. Castellucci. Si sapeva già alla vigilia che questo era un campo che avrebbe creato un po' di difficoltà al Cassino. Difficoltà relative, perché la squadra si è adattata bene al terreno di gioco, abbiamo incontrato un avversario direi ostico, però direi che oggi la squadra mi è piaciuta sotto ogni aspetto, quello agonistico, nonostante il terreno di gioco, anche quello tecnico, abbiamo creato quattro palle gol importanti e direi che la prestazione è stata senz'altro positiva. Ah, questo ci conforta, perché giustamente, insomma, voglio dire, noi non abbiamo detto il contrario, ci siamo soffermati solamente sulla prestazione dell'arbitro. Io non capisco come un comitato regionale faccia arrivare un arbitro io non ho mai parlato male degli arbitri, volevo sentire un tuo parere, so che tu non parlerai mai male degli arbitri, però voglio dire, non si manda dalla Lombardia un arbitro che fa giocare 10 minuti, ha spezzettato continuamente il gioco come se gli stesse bene il pareggio. Ma se viene dalla Lombardia evidentemente non è neanche lui abituato, insomma, a terreni di gioco simili, e giustamente per quanto riguarda l'arbitro io credo che non è niente da dire, credo che abbia arbitrato una buona gara, ha fatto il suo, come tutti e due gli avversari, sia noi che l'Arce, abbiamo disputato un buon incontro. Bene, non abbiamo niente da aggiungere francamente, anche se diciamo il pareggio ha un po' stretto a Cassino per l'occasione mancata. Sì, va stretto, però innanzitutto quello di Giglio, insomma. Va stretto, però va accettato con serenità, con molta serenità, perché è un punto importante. Adesso ci prepariamo per la gara di domenica, che è una gara altresì importante. Certo.